Buongiorno a tutti. Veniamo adesso a un po' di perline trovate qua e là sui media. Per esempio, dicono che Antonio De Marco, l'attuale condannato per l'omicidio dei fidanzati di Lecce, fosse ricorso a una trovata furbissima, cioè sentendosi il fiato sul collo, avrebbe cancellato il contatto di Daniele De Santis dal suo telefono. Ora, questo De Marco aveva 20 anni, 21 all'epoca, quindi è un perfetto nativo digitale. Poteva davvero pensare che cancellando la foto, il contatto dalla rubrica non avrebbero potuto risalire a lui? Cioè, questo lo so anch'io che ho 4 volte gli anni di De Marco. Comunque, effettivamente gli assassini non sono sempre furbi, quindi magari ha fatto anche questo errore. Poi ci dicono che sulla rubrica di Daniele De Santis non ci fossero nomi e cognomi, ma Antonio De Marco fosse stato registrato come ragazzo infermiere. Cioè, io non so voi, se io affitto la casa a qualcuno, mi faccio dare nome e cognome e scrivo nome e cognome con il suo numero di telefono. Non scrivo certo ragazzo commesso del ferramenta, ragazzo muratore, scrivo Mario Rossi, oltretutto è uno che mi sto mettendo in casa, a cui sto affittando una stanza. Vabbè, a proposito di questo affitto, alcune testate riferiscono che in quella casa avessero abitato per un pochino soltanto Eleonora ed Antonio De Marco, cioè il condannato. Ovvero che Daniele De Santis si sarebbe pure fidato a lasciarli da soli. Queste sono solo alcune delle notizie veramente curiose che si trovano in web. Cosa succede dopo il delitto? Cioè durante, nelle fasi concitate del delitto, viene riferito che si sente gridare Andrea, però anche in questo caso le testate giornalistiche non sono d'accordo. L'avrebbe urlato lei, secondo la maggioranza dei testimoni, che però non hanno visto, però ricordano questo Andrea. Qualcuno invece dice che l'avrebbe gridato lui. Su quello che sia stato veramente detto, ovviamente non c'è accordo. Chi dice Andrea, fermati, Andrea, no. Fatto sta che a causa di questo nome, si va a cercare un edicolante del paese di Aradeo. E questo per qualche giorno se la vede brutta e viene riferito il tutto anche a chi l'ha visto. Però resta la domanda, per quale ragione le vittime avrebbero gridato Andrea se lì c'era Antonio? Cioè sembra quasi che questo Antonio sia passato da quell'appartamento come un fantasma. In effetti, altre persone transitate da lì, sempre secondo i media, riferiscono che, come succede tra studenti o anche tra affittuari stranieri, cioè ci si saluta, buongiorno, buonasera, ma ognuno fa la sua vita, mangia per conto suo, entra e esce senza rendere dei conti e lui non aveva mai dato particolarmente nell'occhio. Arriviamo quindi a questo Antonio De Marco. Chi era? Come veniva definito fino a quel momento? Non abbiamo notizie sulla famiglia, mentre su altri colpevoli, no? Abbiamo sentito dire molto, la mamma, il papà hanno parlato, hanno riferito, hanno difeso il figlio, qualche volta non l'hanno difeso per niente, come Rosa Bazzi che è stata rinnegata dalla famiglia. Qui non sappiamo nulla, un papà, una mamma, una sorella catechista che vive fuori città o forse anche fuori regione. Cioè, queste sono le notizie che ci hanno dato. Viene dal nulla questo ragazzo, però ha un passato assolutamente tranquillo. Per esempio, la sua maestra l'8 ottobre 2020 in televisione ci racconta che era un ragazzo studioso, diligente, non era affatto un emarginato, non ha ricevuto atti di bullismo, non li ha subiti, anzi si adoprava per mettere pace tra gli altri ragazzi. E compagni di corso, assolutamente nulla da dire, anzi andavano insieme, come abbiamo visto, a cena a ballare. È venuto fuori che fosse un hikikomori o, come si dice oggi, un incel, cioè un personaggio che se ne sta chiuso in casa tutto il tempo dietro a videogiochi giapponesi e
sì, manga, si nutre, si pasce di questo genere di cose. Verranno fuori cose più gravi, le diremo più in là. Ecco, e per questo motivo avrebbe maturato l'odio verso l'umanità. Ma questo va assolutamente in conflitto riguardo al resto che abbiamo sentito. E dopo tutto, oggi molti giovani millennial, cioè nati negli anni 2099, 2002, 2004, sono fatti così, vivono in questo modo e non per questo si svegliano la mattina e vanno a trucidare qualcuno. Ci dicono però che la nostra grave colpa di noi persone mature è quella di non avere la red pill, la pillola rossa, cioè non sappiamo red pillarci, non sappiamo guardare al di là delle apparenze. Ma ci voleva un bello sforzo di pillola rossa per capire i tormenti di questo ragazzo. Secondo un giovane intervistato a quarto grado, Antonio De Marco sarebbe stato un cripto-omosessuale, cioè qualcuno che nascondeva dietro la natura etero un'altra tendenza. E questo ragazzo gli avrebbe consigliato un copriocchiaie, perché in effetti Antonio De Marco nelle foto appare con delle occhiaie nere vistosissime. Vabbè, qualcuno le ha, magari dorme poco, magari fa le ore piccole, non è che vanno tutti a letto alle 9 come facevamo noi, giusto? Che siamo poi arrivati a questa età praticamente senza occhiaie. Benissimo, arriviamo quindi al movente. Allora, questo ragazzo abbiamo detto che fino a quel momento era stato tranquillo e aveva superato i test per l'ammissione al corso di infermiere. Un bel giorno va ad uccidere queste due persone che conosceva appena, di cui era stato inquilino per un mese, di cui nessuno si ricorda in modo particolare. Un ragazzo che adesso era andato ad abitare poi in via Fleming, anche i compagni di stanza, di appartamento, i coinquilini di via Fleming non se lo ricordavano, buongiorno e buonasera, pagava l'affitto, non era indietro con le bollette, non risultano contrasti per pagamenti che sono frequentissimi tra persone che convivono, ma poi per un mese soltanto. Quindi ha deciso che questi due ragazzi sono troppo belli, sono troppo felici, sono raggianti e che quindi li deve uccidere. Questo sarebbe il movente, accreditato praticamente da tutti. Ora, è un movente che viene adombrato anche per l'assassino di Firenze, che avrebbe maturato una grave nevrosi nei confronti delle coppie e soprattutto della donna. Ma allora ci vogliamo mettere d'accordo? Questo Antonio De Marco è un ragazzo carino, simpatico, perché è carino, è mica brutto, che ha fatto la sua vita, che ogni tanto andava con delle meretrici, beh, lo fanno in molti, che aveva avuto una ragazza, la storia non era finita troppo bene, dicono si chiamasse Eleonora come la vittima. Però poi tutto sommato andava avanti bene, oppure era una doppia personalità, che dietro un aspetto pacifico, dietro una vita tranquilla e delle normali ambizioni, celava delle pulsioni omicide peggiori di quelle di Satana Manson? Cioè, questa cosa non andrebbe un po' spiegata dai signori psichiatri? Perché effettivamente a questo punto chiunque potrebbe essere colpevole di qualunque cosa, non vi sembra? Alla prossima, ciao.